Roma, dico, ma ci pensare, Roma, Roma come, come l'interno, come me la figuro io. Roma, Roma di una volta, la vecchia Roma, quella con l'osteria della sorella. E oggi non sto più, te pare a stare America? Te pare? Perché poi basta che piove mezz'ora di seguito e si scassa tutto, strade, luce, pare proprio di sta Roma allora. Alcuni del nord ho l'impressione che siano convinti che venendo a Roma attraverso l'autostrada del sole, arrivando al casello trovano il casellante vestito da rugantino con la rete che col mandolino venendo tutti a Roma per noi un vanto. Er barcaro Roma controcorrente. Francamente quella Roma che io ho vissuto durante la mia infanzia è molto diversa dalla Roma di oggi. Ecco, ma che cos'è che si è spezzato nel rapporto fra il cittadino tutto, e la città? Tutto, non è più Roma. E quando canta l'eco si risente. Non è quella dove viveva. Roma, ormai c'ho la squadra del cuore. La Roma, ma Roma di un tempo io non la ritrovo più. Non riesco più a vedere i romani, non riesco più a sentire l'aria di Roma. Quando divenne capitale d'Italia, San Pietro e il Vaticano sovrastavano una città legata alla regione per l'aspetto e per il costume. L'irruzione degli italiani da tutte le province adesso sopravanza la vecchia società romana. Chi è che non conosce Gigi Erbullo? E ne ha parlato tanto il messaggero, dico ogni sempre il vero, non dico impunità. Si nomini Gigetto per l'Urione, la gente, da tremare. Ce ne ho mandati tanti all'ospedale, ma tanti che se sa. Specialmente dal dopoguerra, Roma si è posta fuori quadro e si è trasformata in metropoli. E poi ne avete letto sul messaggero, sul Corriere e su tutti gli altri giornali di Roma e dei paesi circonvicini i ferimenti del solito sconosciuto. È emerso il solito sconosciuto ieri. N'ero io. La crescita di Roma è stata fin troppo rapida. È avvenuta in alcune parti come quella di una foresta nella quale, anziché le fiere, si azzuffano gli appetiti umani tra gli alberi di cemento. Io sono nato a Roma e vissuto a Roma, perché una volta a Roma, non so quanti eravamo, forse 500.000, le strade erano deserte, noi camminavamo a piedi, ci conoscevamo, tutti i quartieri erano quasi parenti perché si conoscevano tutti, anche facce amiche si incontravano al centro di Roma, ci si incontrava, si parlava. Ormai qui se ne vedono di tutti i colori. Trastevere, che una volta era come un paese, è diventato un porto de mare. Una volta se conoscemmo tutti da quando eravamo nati, crescemmo insieme come una famiglia. Molto arrivano gli stranieri, gli artisti, i capelloni. Pagano ste case certe fabbriche dei bagherozzi a peso d'oro. E i trasteverini piano piano se ne vanno. Roma si è trasformata in metropoli e vi si ascoltano oggi tutti gli accenti, che però il popolo romano esiste ancora. Le 9:30, sono le 10, che volevo fare? A piscione, ci avete 100 anni, ancora credete al diavolo. Ma vaffanculo, se va sulla luna e tu ancora va sul somaro. Ma perché non è uguale? Queste signore appartengono ad una delle tante società di divertimento di Trastevere. La prima tappa tradizionale è il santuario del Divino Amore, ma la gita si concluderà inevitabilmente ai castelli romani. Viva, viva, sempre viva la Madonna del Divino Amore. Tu hai rigirato, no? Sì, sì, sì.
Buongiorno. Buongiorno. Che per caso avresti visto una quarantina dei vecchi? Qui non si è visto nessuno. De gente ce ne viene più poco ormai. Grazie. Sopra la panza l'uccellino s'avanza era lì che voleva volare l'uccellino del lago mare si posò sopra il di dietro l'uccellino avanti e dietro chi avrebbe detto stupido pezzo di baccalà e quando mi porti al cinema che me ce porti a fare Signor, ma come si chiama sta società? Società di Magnaccioni. Ce ne sono tante società così in Trastevere. Sì, in Trastevere ce ne stanno tre o quattro, poi ce ne stanno tutto Fiumi. Ma come funziona? Come funziona? Che fate? E paghiamo! Come funziona? Ci regala qualche cosa? Era lì che voleva volare, l'uccellino del lago mare. Si posò sopra le spalle, l'uccellino c'aveva le palle, era lì che voleva volare, l'uccellino del lago mare. Evviva Don Ernesto nostro! Evviva! Mettono 200 lire a settimana a queste donne. E poi io, cioè, quando che in ultimo ci si trovano 14-15 mila lire. 30% pagamo, ecco là, chiamatela. E io porto a fare tre gite. L'ho portata a tutte le parti, l'ho portata a Napoli, a Santa Rita. Oh, quando arrivano vedo che mi passi in ammazzarmi se il primo capriccetto non me lo voleva con voi. Abbasso i braghi scapoli! Abbasso! Ammazza quanto bevete! Schiatti al capo rosso che te fa male! Zitte! Musica! Sì, metti un po' di musica, che se dovemo divertirsi, dovemo! Dai, un po' di musica! Dai! Parliamo, Don Ernesto, non vi fate pregare, forza! Ma i mariti vostri dove stanno? A casa. Amici? I mariti? A casa, Morelli. E com'è? Sono a casa, ma quelli ce lo sanno, eh?